che c'è una relazione, una correlazione diretta, e ripeto, alcune inchieste penali che si stanno svolgendo in questo momento nel nostro paese, soprattutto alcune procure del sud, confermano, c'è cioè una strettissima correlazione tra il fenomeno del terrorismo islamico o islamista presente nel nostro paese e in Europa con la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. Quindi l'immigrazione clandestina fuori controllo e senza regole come potenziale strumento di infiltrazione in Italia, proprio perché è il primo bacino d'arrivo, e in Europa anche di terroristi islamici. Il terrorismo islamico si alimenta e si nutre da un punto di vista economico-finanziario attraverso anche, e non solo, per l'amor di Dio, Sì. la gestione del flusso dei migranti e attraverso poi una presenza, ma dimostrata, cioè non è che stiamo raccontando di ipotesi, ci sono alcune inchieste penali aperte nel nostro paese su coloro i quali, su potenziali profughi, molto probabilmente clandestini giunti nel nostro paese, che hanno poi dimostrato avere legami diretti o indiretti attraverso immagini sui telefonini, piuttosto che riscontri concreti con il terrorismo islamico. Ci sono anche alcune inchieste in Lombardia, ad esempio Lady Fatima nel Milanese si è dimostrato essere, che tra l'altro poi è anche giunta a sentenza con una condanna pesantissima, essere strettamente legata al terrorismo islamico. Questo Sì. quindi per dire che cosa? Che la correlazione tra una cattiva, una pessima gestione del fenomeno dell'immigrazione, che anche in modo particolare il nostro paese sta oggi esercitando, risulta essere strettamente collegata al fenomeno del Allora, terrorismo sì. islamico. Di più e poi chiudo, alcuni dei terroristi che sono uccisi e che si sono resi protagonisti dei fatti di Parigi, in modo particolare all'attentato allo stadio Saint-Denis di Francia, sono penetrati, non erano francesi, ma erano finti profughi penetrati attraverso la rotta balcanica nel 2015, e in modo particolare alcuni riscontri di questi giorni, di queste settimane, stanno avallando questo fenomeno.